Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo e posso dirvi che la fantascienza, quando immagina certe creature dalle forme inquietanti, in fondo non inventa nulla. Perché si crede invincibile, è facile dimenticare di far parte di una catena naturale. Non dobbiamo stupirci se qualche volta siamo proprio noi il cibo esclusivo di qualche astuto essere. Prima di iniziare, vi ricordo, se volete sostenerci, potete comprare sul nostro negozietto online il merchandise dell'Uomo in Erba. Trovate il link in descrizione. Sigla. La tenia è un parassita detto verme solitario che appartiene alla classe dei cestodi. Vi ricordo che le classi sono gruppi abbastanza riconoscibili, come mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi e insetti. I cestodi sono invece vermi piatti. Questo termine deriva dal greco keotos, cintura, data la forma finale della tenia. La parola tenia, dal greco tainia, striscia o nastro, anticamente era un oggetto dell'abbigliamento. Nella forma adulta il loro ambito di vita è l'intestino di moltissimi animali, da cui traggono nutrimento. Quando sono larve, si possono trovare inserite nei tessuti viventi o nei corpi di esseri vertebrati e anche invertebrati. In questo caso, sotto forma di vescichetta detta cisticerco, il cui contenuto è appunto la piccola larva. L'ordine di cui fanno parte è quello dei ciclofilidi, che comprende 204 specie suddivise in 13 famiglie. Una di queste è la famiglia della tenia, i tenidi. Nel mondo esistono 32 specie di tenia, mentre in Italia le specie sono 14, con due generi. Il genere Echinococcus, con una sola specie, e il genere Tenia, con 13 specie. Diciamo subito che l'Echinococcus in realtà è un tenide che attacca il cane. Alcuni animali rappresentano una fase di transizione della tenia, cioè solo uno stadio larvale. Il parassita passa poi a un nuovo ospite, nel cui interno si evolve in una fase adulta, dove infine produce le uova. Le specie di tenia che vivono normalmente come stadio finale nell'intestino dell'uomo, le più conosciute, sono tre. La tenia saginata ha come delle ventose e possiede dei sensori per orientarsi nel buio dei tubi intestinali. Succhia le sostanze che assimilano gli appositi villi. La tenia solium, che anch'essa abbiamo in Italia, è ormai considerata rarissima. Di solito parassita i maiali. E ce n'è anche una che si sviluppa soltanto in Asia, la tenia asiatica, ad esempio in Cina, Indonesia, Thailandia e altre zone. Anch'essa infesta quasi esclusivamente il maiale, però avete visto soltanto la loro testa, lo scolice, perché il corpo nastriforme può raggiungere alcuni metri di lunghezza. Nel mondo i casi di teniasi, ovvero infezione da tenia, arrivano a 50 milioni. In Europa è la Germania a detenere il record. Per sicurezza è necessario cuocere bene la carne, si consiglia a 56 gradi. Se non si è del tutto sicuri prima di consumarla cruda, bisognerebbe tenerla a meno 10 gradi per 10 giorni. L'infezione avviene senza saperlo. Quando le persone consumano carne cruda o non del tutto cotta, possono ingerire i cosiddetti cisticerchi, ovvero cisti inglobate nel tessuto animale. Si può trattare di carne di maiale o di manzo. I cesticerchi sono larve di tenia in attesa di maturare e sviluppandosi iniziano a sistemarsi nelle pareti dell'intestino dove trovano gli alimenti necessari, sottraendoli in parte dalla nostra massa alimentare. La tenia si sviluppa allungandosi in settori divisibili, le proglottidi, fatte come segmenti rettangolari in successione, assumendo nell'insieme l'aspetto di una lunga fettuccia. Lo sviluppo completo avviene in 2 anni. Le proglottidi sono i contenitori delle uova, che finiscono per staccarsi come sacchettini e scendere lungo l'intestino, ma anche le uova possono essere liberate singolarmente. E tutto sarà espulso attraverso le feci. Un tempo in campagna le feci contaminate erano anche rilasciate all'aperto, ma ci sono molti modi perché qualche uovo o una proglottide finiscono accidentalmente su alimenti e vengono ingeriti da noi o da animali. Questi elementi riproduttivi si sviluppano direttamente nell'organismo, invadendolo. In un maiale o un vitello si formano corpuscoli contenenti le larve, che si insediano nei muscoli o altre parti del corpo.
sono i cisti cerchi, una sorta di fase intermedia. Di solito in una persona si tratta invece della fase finale, dove la tenia vive in un modo silente, cresce senza essere avvertita come un vero parassita, anche per anni, per rilasciare man mano proglottidi e uova. Questo processo non dà molti disturbi, almeno per un po' di tempo. Il verme solitario non ha nessun interesse a farsi scoprire. Un parassita non è un predatore, sfrutta soprattutto chi gli fornisce sostentamento e risorse vitali. Non ha convenienza a far morire il suo ospite. Di norma, la tenia assaginata infetta l'uomo tramite un bovino. Nel nostro intestino vive bene, anche 10 anni. La speciale testa si aggancia o si incolla alla parete. Il cibo è bello pronto. Così, un settore alla volta, una proglottide dietro l'altra, si allunga fino ad arrivare incredibilmente a 10 metri. Tutte le tenie sono esseri da fantascienza. Non hanno un apparato digerente. Per questo devono cibarsi direttamente da una mucosa dove gli alimenti digeriti sono ridotti in sostanza nutritiva. Ma non possiedono neppure un cervello o un cuore. Privi di circolazione, il sangue non ce l'hanno. Per respirare usano la porosità del corpo. Tra i collegamenti nervosi e muscolari hanno una sferetta che, a seconda di come si muove, possono capire la propria posizione. È corretto chiamarlo verme solitario dal momento che nell'ambiente in cui vive non potrebbe incontrare un partner. Usa l'apparato maschile e femminile che possiede all'interno di ogni proglottide. Per questo essere alieno non esiste l'accoppiamento, ma l'autofecondazione. Con quegli organi riproduttivi le uova vengono attivate. La tenia assaginata arriva a produrne 100.000 senza nessuna unione esterna. Ogni proglottide, cioè ogni segmento, esce singolarmente dall'intestino, ma di uova ne contiene migliaia e ne rilascia dei mucchietti di tanto in tanto prima del distacco finale. Le uova sono davvero resistenti, non facili da rovinarsi. Rimangono intatte per diversi mesi e si appiccicano a tutto ciò che passando le tocca, finché un ospite intermedio o l'uomo stesso non le ingoia per sbaglio insieme al cibo. Quando un uovo oltrepassa lo stomaco e raggiunge l'intestino, si apre, generando lo scolice, cioè la testa della tenia, l'organo base dell'intero verme, da cui cresce l'adulto. Come facilmente si può immaginare, tutte le 204 specie di tenia possiedono un animale da invadere. Sono anche animali domestici, che amiamo, e che rischiano disturbi forse più di noi, specialmente quando sono liberi. L'aspetto di ciascuna specie non è molto differenziato e, visto dove si trovano, non è sempre possibile ottenere delle immagini di specie ben distinguibili. Tra i tenidi italiani c'è anche un genere che abbiamo citato all'inizio. L'Echinococcus granulosus invade l'intestino del cane, ma può infettare anche l'uomo, con un'aggressione di tipo secondario. Si manifesta formando cisti, soprattutto nel fegato o nei polmoni, persino nel cervello, provocando dolori o altri sintomi poco piacevoli. Nel fare toeletta, il gatto, leccando il proprio pelo, può ingoiare una pulce, ospite secondario del Diplidium caninum. Anche un bimbo può casualmente ingerire una pulce baciando un gattino e infettarsi. Ma la presenza della tenia, che si può comunque curare, è senza sintomi. La tenia della pecora, che viene assimilata attraverso dell'erba infetta, oppure da un esemplare infetto che predato viene sparso in giro, è la tenia ovis. Non possiede una bocca, ma vive inglobata nel bollo di cibo intestinale, ormai in fase digestiva, ed esso assorbe quanto le serve. Anche la capra ha la sua tenia, una specie presente in tutto il mondo, che per alcune specie funge da ospite intermedio, è la tenia iadatigena. E noi, guarda caso, possiamo esserne invasi, ma come ospite primario. E se si formano larve abbondanti, possiamo anche sviluppare dei cisti cerchi. Il maiale da noi è abbastanza fortunato e non si contano molti casi, ma la sua tenia, rara in Italia, la tenia solium, è abbondante dove nel mondo si mangia carne di maiale cruda. Arriva a circa 5 metri di lunghezza e può vivere 25 anni. È molto tenace, con i suoi uncini con cui si aggrappa nel tubo intestinale. Quando si trasforma, il suo cisticerco si insinua nel fegato e poi nelle viscere. I topi contengono nel loro apparato digerente una tenia indisturbata. Si tratta della tenia Crassiceps. Nei predatori che mangiano quei topi, la tenia fa le uova, che poi vengono rilasciate nell'ambiente con le feci.
Chiunque mangi quelle uova, noi compresi, sarà invaso da larve fameliche che attaccano gli organi attraverso il circolo sanguigno. I canidi selvatici come la volpe non sanno che un topolino, una piccola ardicola, può essere facilmente l'ospite intermedio della tenia poliacanta e che mangiarla vuol dire diventarne l'ospite definitivo. Questa tenia è arrivata in Italia trasportata proprio dalla volpe rossa, con le uova rilasciate lungo il nostro territorio. La lepre, ma anche il coniglio selvatico, si infettano brucando i vegetali dove i loro simili hanno rilasciato uova derivate dalla tenia pisiformis, loro ospite. Queste specie erbivore sono ospiti intermedi, a loro volta passeranno la tenia a ospiti finali, che sono i loro predatori carnivori. Possono essere cane, coyote o anche volpi. Dato che una tenia può sussistere diversi anni nell'organismo che le ospita, nonostante la sua presenza discreta, alla fine gli effetti si sentono e si vedono. La magrezza e la conseguente debolezza dovrebbero essere notati, specialmente se la persona accusa disordini alimentari e capogiri. Ma poi si soffre anche di dolori addominali, disturbi intestinali, nausea e vomito. Oppure mal di testa e vertigini, compresa una fastidiosa insonnia. Con minori probabilità l'uomo può assimilare alcune larve che si spostano e migrano nei muscoli e anche nel cervello. In questo caso la questione è seria. Sebbene raramente, con un cisticerco nel cranio si possono accusare pesanti disturbi del linguaggio, un improvviso strabismo o difetti alla vista ancor peggiori. In questi casi, per asportare il corpo estraneo, è probabile che si debba essere operati. Per accertare anche una semplice presenza nell'intestino, ecografia e risonanza magnetica sono le indagini più opportune. L'autoesame più semplice è quello di controllare se si hanno proglottidi nelle feci. Il loro aspetto rettangolare è inconfondibile. Anche nel caso se ne accerti la presenza, è opportuno fare in modo che il verme solitario fuoriesca con l'uso di speciali farmaci. Nicosamide per una normale teniasi e albendazolo in caso di una più grave cisticercosi sono i più usati. Cari amici, se la tenia vi ha impressionato è perché non è un animaletto da poco. Se vi iscriverete, tante saranno ancora le sorprese e le nuove puntate. Se cliccherete sulla campanella, vi avviseremo a ogni nuovo appuntamento. Grazie. Ciao!